Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi, mercoledì 22 marzo 2017, avete già intravisto qualcosa dall'apertura della nostra trasmissione. Abbiamo qui oggi un ospite importante perché parliamo di arte. Milano, lo sappiamo, è una città che ha dato natali e non anche semplicemente cittadinanza, diciamo, ad artisti di vario genere di tutto il mondo. Insomma, città a tutti gli effetti è una città d'arte, lo sappiamo anche dagli ultimi dati che sono arrivati sul turismo. È un turismo, ad esempio, sempre più d'arte quello che arriva a Milano, che entra a far parte quindi di tutti gli effetti nelle maggiori capitali delle città d'arte d'Italia e d'Europa. Ovviamente Milano si fa sempre riconoscere perché non è solo di arte classica che si parla, ma è di arte moderna, contemporanea, poi insomma tutte le eccezioni che l'arte ha in sé. E oggi ne parliamo con un pittore che però, come vedrete, fa davvero delle opere molto new, tant'è che lui mi diceva sono un new pop, ma poi ne parleremo proprio fra poco direttamente con lui. Sto parlando di Giuseppe Veneziano. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno. Appunto, quando ti ho chiesto che tipo di pittura fai, tu mi hai detto New Pop. No, vabbè, per un artista è sempre difficile definirsi, però magari quando vedi che alcuni critici, alcuni diciamo protagonisti del settore dell'arte ti etichettano, ti danno diciamo quell'imprinting, allora anche tu poi lo sposi e dici vabbè, sono un artista new pop. Significa insomma una nuova visione dell'arte pop, ecco. Ecco, dicevo appunto, Milano ha dato i natali a tantissimi artisti, spesso e volentieri invece non ha dato i natali ma li ha accolti, come nel tuo caso. Tu Eh sei sì, siciliano, come a Leonardo. infatti come Leonardo, come tanti altri, Sì. come tanti altri illustri colleghi, mi Sì, verrebbe da dire, giusto? vabbè. Tu sei siciliano, Sì. quanti anni è che sei a Milano? 15 anni. 15 anni che sei a Milano, come mai poi come mai hai scelto Milano e come mai sei rimasto a Milano? Perché chi vuole fare l'artista in Italia sicuramente deve andare a trovare i luoghi dove effettivamente avvengono i fatti, cioè nel senso che ci sono molte gallerie, ci sono molti critici, è qui che avviene il confronto, no? Con altri artisti, avviene un dibattito sempre aperto. Purtroppo al sud queste realtà sono minori e quindi la crescita anche per un artista nel confronto con altri artisti o con critici o galleristi o giornalisti d'arte, insomma, è più difficile. Ecco, una carriera molto lunga alle spalle, la tua. Come hai iniziato? Come hai fatto? Quando è stato il momento in cui hai detto questo sarà il mio futuro? Vabbè, la storia è lunga. Abbiamo tempo. No, comunque, vabbè, la passione per l'arte, quella è innata, quindi ce l'hai da sempre. Io mi sono accorto a scuola quando prendevo in giro i professori, attraverso le vignette, loro si divertivano, quindi spesso, diciamo, venivo promosso per Ah, simpatia, meno male, dai, non ha portato sì, a problemi, si anzi. divertivano con le vignette, le cose. E quindi capivo che avevo dentro questo talento, insomma, E poi c'è stata questa esperienza col Giornale di Sicilia, durante gli anni dell'Università a Palermo, e quindi ho continuato a fare, diciamo, queste caricature, queste vignette per il giornale. Poi quando mi sono laureato, giustamente era un ambito lavorativo che non mi permetteva di lavorare, quindi i guadagni Tu che erano lavoro minimi. facevi di tuo? Architetto, Ah, un architetto, ok, quindi. sì. Dai 27 ai 30 anni ho fatto architetto, proprio come professione. Però parallelamente mantenevo questi contatti con l'editoria, con il fumetto, con l'illustrazione, insomma il mondo dove il mondo dell'arte dove io mi muovevo era diciamo più fumettistico e di satira politica, ecco. E poi quando effettivamente ho preso coscienza che poteva diventare un lavoro e che avevo bisogno, diciamo, di una dimensione lavorativa che mi permettesse, insomma, di dedicare il mio tempo all'arte, ho scelto di fare l'insegnante.
E quindi Ah, qui stiamo vedendo ad esempio una tua opera in questo momento. Cos'è questo? È una questa Madonna con è, Elvis? sì, è la Ah, Madonna dell'Elvis, la Madonna dell'Elvis. sì, è un quadro che io ho ripreso da Raffaello e ho sostituito, diciamo, Gesù bambino con un Come ti viene piccolo appunto Elvis l'ispirazione per Presley. questo tipo di opere? Cioè tu vedi qua di Raffaello e da lì pensi a una Sì, modernizzazione, sì, sì, sì. oppure pensi, aspetta, mi è venuto in mente quel quadro là, cioè come funziona? No, no, vabbè, funziona che io ho la passione per l'arte del Rinascimento, Sì? quindi Raffaello, Michelangelo, l'altro Leonardo, sono tutti Sì? artisti che io frequento quotidianamente attraverso lo studio, la passione, insomma, per la loro attività artistica. E quindi spesso mi innamoro di un quadro e quindi sento la necessità di riappropriarmene, di rivisitarlo. Ecco. Poi magari il pretesto è aggiungere qualcosa che ha a che fare con il mio contemporaneo, ma sono sempre situazioni che principalmente mi appartengono, che in qualche modo mi hanno trasmesso delle sensazioni, delle emozioni, che io poi trasferisco sulla tela. Ecco, mi dicevi che fai parte anche di un nuovo movimento che si sta muovendo appunto in Sì, in Italia. Italia c'è stato, c'è ancora il critico Ivan Quaroni Sì. che nel 2009 diciamo, ha fondato questo movimento che si chiama Italia Nubro e quindi ha visto il percorso artistico di alcuni artisti che avevano, diciamo, degli elementi in comune, ma non da un punto di vista stilistico, ma da un punto di vista, diciamo, di rapporto con il nostro tempo. Quindi questo dialogo continuo Infatti, con parlando di dialogo del nostro tempo, infatti vedo ad esempio questo Cristo di McDonald's, come l'hai sì, intitolato questo? Mac Come? e Mouse, perché la cena di Ah, Emmaus. ecco. Allora, mi sono Quindi c'è immaginato. sempre, di base, molte tue opere avranno capito, se non fosse Sono tutte, quadri. cioè Questo è sono un quadro tutte. di Caravaggio. Ok, quindi c'è sempre di base quindi un Sì, quadro una rinascimentale, una rivisitazione. rivisitazione di quelle idee, però completamente attualizzata, se lo vediamo Sì, sì, sì. nell'utilizzo del fast food come Sì, luogo perché l'episodio dell'ultima. evangelico vede questo Gesù con i due apostoli che lo riconoscono e che fanno una breve cena in una locanda. Quindi, se fosse Se fosse successo, adesso magari avrebbero fatto una ancora. veloce Mac menu, effettivamente. Sì. Ecco, e tu però sei un artista, mi dicevi, cioè soprattutto pittore, hai Sì, iniziato con la prevalentemente pittore, pittura, sì, però. ultimamente stai cominciando a Sì, sperimentare però se ho altre delle forme. idee che vanno oltre la Dici pure. pittura, Tanto noi non. continuiamo a vedere ogni tanto qualche tuo quadro, però raccontaci pure No, vabbè, ho cos'altro fatto hai. anche delle installazioni. Una volta ho fatto volare un Cristo con palloncina a elio, realmente. Sì, quindi ho fatto tutto uno studio fisico, quindi ho reso leggerissima la scultura e poi ho gonfiato questi palloncini per vedere se si sollevava. Insomma, c'è stato uno studio anche, ho consultato dei fisici Eh beh sì, per. insomma, non è una Eh sì. cosa. Poi ho realizzato una Biancaneve in zucchero, in pasta di zucchero. Sì. L'idea era proprio che col caldo si doveva sciogliere. Quindi c'era dentro questa piscina gonfiabile, questa Biancaneve che si faceva il bagno e i nanetti attorno che insomma guardavano Quindi con un'opera che hai l'occhio. costruito e poi hai fatto decomporre da Sì, sì, sola. sì, sì, sì. L'idea era proprio quella, insomma, l'elemento effimero della bellezza, no? Che si scioglie, anche se poi in Sicilia è stato interpretato in modo Oh mamma. macabro, sì, perché praticamente alcuni, insomma, osservatori dell'installazione hanno detto che sembrava che i nani avessero sciolto nell'acido Biancaneve. No, Sì, perché ho c'era quell'immagine. un certo forse immagine un po' corrotta Sì, ma solo in Sicilia poteva essere da interpretato certe brutte così. usanze, mi viene da Ah, ecco perché dire. voglio dire, è sempre l'osservatore che dà una Sì? sua lettura personale, quindi l'opera non ha mai una sola lettura. Quindi
Ma forse questo è proprio il bello del vostro tipo, Sì, del vostro saputo, del tuo sì. movimento, comunque di quest'arte contemporanea, che insomma dà spazio all'interpretazione singola di noi che No, ma deve guardiamo. essere così perché l'artista mette l'idea, l'intenzionalità iniziale, Sì. poi ogni, diciamo, osservatore dell'opera ha una sua esperienza estetica, culturale, quindi non sarà la stessa lettura che dà l'artista. Ecco, ma nel momento in cui magari la lettura è diversa da quella che appunto tu hai dato o che tu avevi in mente quando è una delusione, No, no, è no, oddio, ho anzi, sbagliato no, tutto, anzi, io spero oppure. sempre che ci sia una lettura più intelligente della mia, e io poi la sposo. Ah, Eh ok. sì, no, comunque ho fatto una riflessione su questo, perché spesso dice, ma è una lettura sbagliata. Secondo me l'opera non ha mai letture sbagliate, anzi, penso che l'opera, quella lettura sbagliata la contiene, quindi è un valore in più che ha l'opera. Per esempio, facciamo un esempio, non, insomma, della Gioconda, è un'opera che ha infinite interpretazioni. Ora, qual è quella giusta? Non si sa. È lì che si crea l'elemento enigmatico dell'opera, che è l'elemento più affascinante. Quindi l'opera non riesce a essere definita, non riesce a essere afferrata, diciamo, nell'interpretazione, e sfugge. E questo elemento qui la rende, secondo me, affascinante, perché non riesce L'hai a. mai reinterpretata tu personalmente la Gioconda? Sì, sì, L'hai sì, usata sì. in che maniera? Cosa hai. Ma ho fatto un autoritratto. Ah! Che Sì, molti perché dicono che infatti fu anche la Gioconda è infatti un io sono partito autoritratto da questo di Leonardo, concetto. quindi. Non so se si può vedere. Se la togliamo bene, se no non voglio far Sì, sì, impazzire sì, sì. il regista che stamattina già sta facendo gli straordinari, quindi non volevo No, no, così farlo perché anche quell'opera impazzire. lì. Abbiamo visto tante Madonne, anche appunto contestualizzate, la Madonna di Batman e Superman, ho Sì, visto. Quindi sì. sempre comunque di fondo il Rinascimento, Supereroi. quindi la Madonna, che però si sposa con il Con i massimo supereroi, del moderno, quindi Marvel, i sì. supereroi, Ma comics. l'idea di associare la Madonna con Superman, per esempio, come Sì. supereroi, è un'idea che potrà sembrare malsana, no? Però io mi ricordo che nell'adolescenza, diciamo nell'infanzia, così, quando frequentavo la chiesa, c'era il prete lì, insomma, Gesù, salvatore del mondo, faceva i miracoli, Ci veniva già dato aveva come un po' questi una specie di supereroe superpoteri. E Gesù, sì, eh? io Fa infatti per me sia effettivamente. Gesù che Eccolo Superman qua un altro. avevano lo stesso potere di salvare l'umanità. Quindi li ho associati allora, che non avevo coscienza della differenza. Poi magari crescendo ho capito, però è rimasto, diciamo, questo collegamento tra Gesù Beh, e effettivamente viene Superman. raccontata spesso ai ragazzini come una storia veramente quasi quasi di un supereroe, Eh cioè, sì, anzi, supereroe aveva per i eccellenza, è colui superpoteri, che può fare tutto, salvava, può fare i miracoli. Infatti, risuscitava i morti, cambiava l'acqua in vino, insomma, giustamente, insomma, un aveva bambino può vederci della il fantasia miracolo di un oppure bambino, sì. il superpotere, anzi. Poi l'idea di salvare l'umanità, Quella è ecco, vero. questo era Eh l'elemento sì. che li Che quindi ha accomunava. accumulato poi con Superman, con cui ha fatto una serie Sì, sì, di sì, 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 opere, sì, sì. ho visto. Ma poi l'idea è che di utilizzare la storia dell'arte Sì? come un serbatoio di stimoli. Ah. E poi il fatto che quest'arte sia molto più apprezzata, secondo me, a questo mio giudizio, più all'estero che in Italia, cioè, Sì? quindi l'arte italiana è più conosciuta da un cinese che da uno Tu hai più studente. riscontri dall'estero che Sì, dall'Italia. perché loro hanno più coscienza. Noi invece abbiamo un problema di identità, perché non conosciamo la Cioè, nostra storia. forse all'estero nel tuo quadro viene subito riconosciuto, ad esempio, il quadro rinascimentale e poi la reinterpretazione moderna. Qui da noi un po' meno, tu dici, a volte sembra proprio No, 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 è un fatto culturale. Noi non abbiamo culturale. coscienza del valore Ah, delle opere d'arte che che ci abbiamo. sono, che abbiamo, sì. E questo, Dove hai secondo me, trovato buoni indebolisce molto la riscontri? nostra Dove hai identità. trovato, ad esempio, per la tua arte buoni riscontri all'estero? Sì, no, le mie quadri sono principalmente vendute all'estero. Qual è la zona, i paesi dove Ma no, più in sei America, in apprezzato? Cina, in Germania, sì. Quindi non solo sul punto di discorso, non so, asiatico, proprio
Sì, perché la tutti i continenti la mia riescono a galleria si trova riconoscere. a Venezia, Galleria Contini, e lì insomma passano, ma anche la galleria stessa fa le fiere all'estero. Insomma, quindi il lavoro artistico italiano va anche esportato all'estero. Insomma, anche opere di un certo livello di provocazione, mi viene da dire, vedendo questa, ad esempio, però. Una Madonna con un piccolo Hitler. Eh sì, questa è la Madonna del Terzo Reich. Ah, quindi, insomma, anche una certa provocazione nel fare le proprie opere. Sì, la provocazione io la ritengo importante perché credo che di fronte a un'opera d'arte non si può restare indifferenti e quindi l'arte deve in qualche modo provocare una reazione positiva, negativa. Oh, ti provoco anch'io. Non si è Sì. troppo però ormai alla ricerca forsennata della provocazione. Cioè, mi vengono in mente, lo so, anche i cantanti con cui devono No, sempre questi vestirsi no. in maniera più per provocare sempre una reazione sempre più forte, che ormai forse il pubblico fa fatica anche ad avere, immagino, appunto, cioè, siamo assuefatti da qualsiasi immagine. Ma io credo che l'artista abbia una sua visione. Il problema è se lui deve autocensurarsi. Cioè, ti viene un'idea, dice questa è un'idea malsana, questa è un'idea troppo provocatrice, no? E allora dice non la faccio. Ah, lì Capito? dice, Cioè lì io non mi sbaglia posso l'artista. autocensurare se mi Ok. viene un'idea. O sono io malsano o è la società Dici che... tu, Quindi... attingendo alla società, Eh dici sì, forse perché non sono l'artista io è una specie quello. di antenna parabolica, una spugna che assorbe, no? Tutti questi Dici, non sono input. io quello Poi sbagliato, è la il società problema che è c'è quello, qualcosa che no? non va. Cioè, se, Se mi dà questi stimoli. quindi spesso a me delle idee diventano Qui, ad esempio, ossessive. siamo abbastanza ancora sempre Sì. sul livello del Però, per esempio, qui provocatore. bisogna leggere il titolo che è Under Attack. Ah, sotto E quindi erano quelle minacce che subiva Ratzinger attacco. in quel Ok. periodo. Quindi io volevo Tant'è che rappresentare. poi arrivò a dimettersi, cioè, Sì, primo Papa ma della no, anche le storia. minacce Sì, islamiche che sì, sì, sì. arrivavano. E quindi io vedevo questi rappresentanti del potere politico, religioso, economico sotto minaccia. E l'artista vuole rappresentare questo sentimento. Poi ha bisogno magari di delle immagini che sono simboliche. Quindi se io voglio rappresentare che sto il potere religioso, utilizzo l'immagine del Papa. Sì. Quindi a volte ho una necessità di utilizzare delle immagini simbolo, perché l'arte si manifesta così, no? Ecco, Giuseppe, mi dicevi che la tua galleria è a Venezia, però a No, poi ce Milano, n'ho ma poi a Milano altre, anche a Milano. nei prossimi giorni ci sarà un evento importante dove Sì, esporrai, giusto? l'evento White Slave, non so se faccio vedere qui Sì, eccolo qua. l'invito. È Il un 3 sbirciamo aprile, Biancaneve qui, non sì, lo so. c'è Biancaneve protagonista, ci sarà anche una novità, oltre alla pittura ci sarà anche una scultura, insomma lo dico per la prima volta, quindi vi do Ah, questa esclusiva, però il materiale non ve lo dico, perché il no, materiale è vediamo. nuovo, perché ho fatto delle sculture come dicevo, in bronzo, in pasta di zucchero o in cartapesta. Il 3 aprile Palazzo Crespi, alle 18 ci sarà l'inaugurazione di questo evento, White Slave. È una mostra, appunto, diciamo, di pittura, ma anche quindi ci sono delle novità sempre per Sarà quello sì, sono le novità. che riguardano te. È un evento del fuorisalone, Ecco, quanto appunto sono importanti settimane come quella del fuorisalone per E io è la un prima artista volta che come te? partecipo, Ah. sinceramente, quindi insomma mi piace l'idea che Milano diventa capitale del mondo, no? Del design oppure della moda, no? E quindi perché l'arte non deve essere protagonista? Ecco, cioè, secondo te Milano dà spazio appunto a questo tipo di esposizioni? Cioè, ci sono dei momenti a Milano in cui si può davvero portare l'arte in primo piano? Sì, però Non sembra la abbastanza. sorella povera, rispetto alla moda, al design, l'arte sembra la sorella povera, ci sono pochi investimenti, anche gli eventi, le fiere d'arte sono sempre più ridotte, insomma non riescono ad avere diciamo, quella seduzione o fascinazione di Che cosa, attrarre. secondo te come mai non si riesce a... Cioè, insomma, artisti ce ne Ma abbiamo il e ne motivo è abbiamo, sempre come mi quello. dicevi, artisti ben riconosciuti e valutati anche La questione all'estero, è ma... lunga, potremmo stare qui giorni e giorni a Avevo un parlarne. po' meno tempo adesso rispetto a prima, però possiamo No, provarci. perché io
lo stavo poco fa accennando il discorso. Gli artisti italiani, purtroppo, non avendo un'identità forte, perché non conoscono la storia, la propria storia, la storia classica greco-romana, rinascimentale, non la conoscono. Per studiare i classici è fondamentale, mi stai dicendo. Assolutamente, okay. Perché noi siamo quella cosa lì. Allora cosa fanno? Scimmiottano l'arte giapponese, l'arte americana, l'arte tedesca, e quindi saremmo sempre qualcosa, un derivato di qualcos'altro che non ci appartiene. Quindi ecco perché l'arte italiana non viene identificata, ma viene, è sempre un surrogato di qualcosa che non ci appartiene. E quindi io faccio un appello all'arte, agli artisti italiani di studiare l'arte italiana, e vedranno che si riconosceranno in tante cose. Loro lì, quindi dice che le basi sono comunque fondamentali, sì, cioè, la classica, la radice, eh? La radice, un albero, poi puoi fare qualsiasi cosa, puoi essere quelle. Il più astrattista del mondo, ma devi comunque partire. Puoi anche diventare astrattista, ma devi partire da quello, tu dici. La Venere di... Perché dice, perché è il nostro DNA, no? Questo quanto ho capito, sì, perché è il nostro, sì, sì. DNA di italiano. Io che sono siciliano vivo di più questa cosa, perché tutta la cultura greco-romana, immagino, infatti. È araba, c'è anche araba, no? Abbiamo due secoli di... E quindi questo è il nostro tesoro che dobbiamo valorizzare, è quello lì, la nostra storia. Perché molti la vedono come un macigno, uh-huh. Io invece la vedo come un valore, come un serbatoio di alla quale attingere. E tu, diciamo, poi ogni, veramente quasi giornalmente nella tua produzione d'arte, poi vai proprio veramente ad attingere. Sì, 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 io proprio prendo, rubo a mia proprio. Ma forse è proprio bello anche quello, nel senso, sì, è sì, un'evoluzione. Sì. Perché poi riporto, oltre, diciamo, al fatto di cronaca che posso rappresentare, riporto l'attenzione a quell'opera lì, che magari è meno conosciuta, o che magari nessuno. Perché l'opera deve avere più livelli di lettura. Uh-huh. Se tu guardi un mio quadro magari riconosci subito che sono Biancaneve, no? Quindi chiunque, però poi magari Biancaneve messa in un contesto, in una citazione di un quadro che tu non conosci, e allora ci vuole una conoscenza, quindi un livello più alto di lettura, quindi l'opera deve contenere più. Però è interessante, diciamo, è anche un modo per, diciamo, non stufarmi della tua opera, diciamo, cioè, sì, la posso leggere più di una volta, posso ritornare a leggere un'altra, sì, volta. Se un giorno, diciamo, magari sfoglio il libro di storia dell'arte, vedi quell'opera e dici, ma quell'opera non è quella, quella di Giuseppe veneziano. E quindi poi e quindi riconosco. È un gioco, no? che dialoga con l'arte. Sì. Davvero interessante, questo gioco lo potremo vedere dal vivo, giusto? Il 3 di aprile. Allora, 18... ricordiamo che siamo in chiusura, il 3 di aprile alle ore 18, Palazzo Crespi, Corso Venezia 22, il vernissage è aperto, c'è bisogno di arrivare con questo oppure chiunque arrivi lo fate entrare, come funziona? C'è bisogno di questo? Bisogna scriverti? Basta un sorriso. Ah, beh, allora sicuramente non mancheranno i nostri spettatori di venire a conoscerti, a conoscere la tua arte. Io, Giuseppe, davvero ti ringrazio tanto di essere stato qui con noi. Ci vediamo il 3, poi magari pensiamo grazie di rivederci quando sì, farai sì, ulteriori, ci saranno altri eventi, ulteriori eventi, vedere qua, raccontarci della tua davvero interessante arte, un'arte, devo dire, veramente comprensibile a tutti e poi anche ad altri, mi viene da dire. Cioè, all'elite. Infatti, all'elite dell'arte. Mi siamo infatti complimenti proprio per questa tua capacità, davvero. Grazie mille e ci vediamo allora presto. Grazie a voi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito questa mattina in diretta. Vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 17.30 con i telegiornali di Milano News, sempre in diretta, sempre qui. E non dimenticate, ore 19.30 in diretta, Truck Talk questa sera. Sempre la trasmissione in collaborazione con le Harpies Roller Derby Milano. Personalmente, appunto, vi do appuntamento a questa sera a questo punto con Truck Talk alle 19.30. Grazie mille, arrivederci e a presto.